chiaro che c'è la necessità di dover in qualche modo aggiornare i lavori e trovare una sintesi rispetto alle questioni che sono emerse al tavolo. Questo è quanto le posso dire questa sera. Vediamo, il gruppo sta ragionando in seno al gruppo consiliare del Partito Democratico. Stiamo distinguendo le due cose e devo dire che mi ritengo soddisfatto della discussione. La sapevamo già, quindi rispetto ai contenuti abbiamo discusso anche su questo. È chiaro che il sindaco è in difficoltà, il gruppo ragiona e cercherà di ragionare serenamente e poi vi diremo nei prossimi giorni quali saranno le soluzioni. C'è una disponibilità a discutere, perché poi la politica viene prima di tutto. C'è una disponibilità a discutere, stiamo discutendo, l'abbiamo dimostrato, un gruppo molto ben articolato, c'erano quasi tutti. Qualcuno ha comunicato che aveva problemi, i due medici avevano problemi oggi, quindi ritengo che sia avviato un percorso, vediamo. Ma io credo che siamo arrivati ad una svolta, in positivo o in negativo. Io personalmente ho chiesto al sindaco un atto di coraggio, gli ho detto di rassegnare le dimissioni e in 20 giorni, nei 20 giorni che la legge gli consegna per ritirarle o meno, deve verificare se ci sono le condizioni, i margini, la volontà di andare avanti con il gruppo consiliare del PD, oppure si vada a casa, perché lo spettacolo che abbiamo offerto alla città, alla Assise in questi ultimi mesi, ma direi da 2 anni e mezzo a questa parte, è insopportabile, è intollerabile. E allora o riusciamo a raddrizzare questa barca oppure meglio il commissariamento. Il sindaco deve convocare il gruppo, ammettere evidentemente magari anche qualche responsabilità, rifare la giunta, questa credo sia la peggiore giunta di questa amministrazione, concordare alcuni punti programmatici chiari che devono essere anche presentati alla città e se ci sono le condizioni, se si raggiunge la quadra, si va avanti, altrimenti nonostante il commissariamento, l'ultimo commissariamento non sia stata una buona esperienza, però vedendo questi 2 anni e mezzo di amministrazione, meglio il commissariamento che un'agonia che duri per altri 2 anni e mezzo. Il problema è che ha sbagliato il terzo rimpasto, per questo deve anche assumersi qualche responsabilità, nessuno vuole crocifiggerlo, nessuno vuole condannarlo, però evidentemente se siamo arrivati a questo punto qualche colpa l'avrà anche il sindaco, probabilmente qualche errore è stato commesso anche dal Consiglio, certamente tante responsabilità alle varie giunte e allora oggi si trova una squadra vincente e convincente, capace di affrontare tutti i problemi che la città vive o è meglio finirla qui. Io da tempo insomma ho dato disponibilità a firmare una sfiducia, è vero che la gente ci ha votato per governare, per amministrare la città, ma è altrettanto vero che se non ci sono le condizioni obiettivamente sarebbe meglio da parte di tutti i consiglieri prenderne atto e rassegnare contestualmente le dimissioni. È chiaro che l'ex segretario non rappresenta più il partito, è una storia finita, ma atterrà al congresso, al partito. Noi abbiamo deciso di affrontare le questioni del comune attraverso l'impegno del gruppo consiliare, nessuna ingerenza, nessun intervento esterno. All'interno del comune dovrà essere trovata una soluzione in un senso o nell'altro.